aspetto sicuramente di fare il meglio possibile, cioè il massimo per noi sarebbe quello di prendere la medaglia a squadre, quindi l'obiettivo è quello fondamentalmente. Vedremo come va. Allora, sicuramente mi piace il fatto di poter vedere tante realtà, perché il villaggio paralimpico, come dissi già 3 anni fa, è un modo, cioè una realtà che ti fa toccare con mano altre realtà, ti fa vedere molti più disabili di quanto tu sia, cioè, abituato a vedere, ed è molto affascinante a parer mio. Se si potesse vedere tutti gli sport contemporaneamente io lo farei, però è un'esperienza bellissima che spero che chiunque possa provare una volta nella vita, e già il fatto di aver fatto 2 esperienze del genere per me è tanto, ne sono veramente grata. Sì, sicuramente un ruolo determinante ce l'ha il cavallo. Il mio cavallo si chiama Paul, è colui che mi ha avvicinato a questo sport, perché io ho iniziato nel 2016 e quindi diciamo che ho fatto tutto un percorso insieme a lui. Con lui ho fatto mondiali, europei, diciamo che è il mio migliore amico. Però a volte è testone, perché purtroppo, per quanto siano buoni, capaci e obbedienti, a volte si girano e fanno un po' le principesse. Io le chiamo così, anche se sono maschi, però. Ci sarà sicuramente la mia famiglia, che è il mio sponsor numero uno, diciamo. Senza famiglie noi non saremmo dove siamo adesso. E tutti coloro che mi conoscono e credono in me. Quindi sarà un bel tifo, diciamo, spero, anche a casa, perché comunque non riusciranno a esserci tutti, però sicuramente ci sarà una grande tifoseria sugli spalti.